Buongiorno a tutti, sono Eleonora, archeologa per l'Associazione ARA. Oggi vi voglio parlare di archeologia al femminile, ovvero di alcune figure molto importanti per la nostra professione che sono state delle vere e proprie pioniere e che hanno aperto le porte di questo settore di ricerca e di questo settore lavorativo a tutte noi donne di oggi. Le prime due figure di cui voglio parlare sono nate tra la metà e la fine del 1700, siamo nel XVIII secolo. La principessa Marianna Candida Dionigi aveva una spiccata predisposizione per la pittura e il disegno, infatti è ricordata come abile pittrice. In realtà Marianna Candida Dionigi era una divulgatrice archeologica, probabilmente la prima a noi nota. Infatti nella sua opera pubblicata ha inserito molti disegni, tavole e vedute di quelli che allora venivano definiti ruderi o antichità, appunto, quindi parti di siti archeologici presenti nella capitale e che al tempo affioravano ed erano visibili appunto. E andò proprio sul luogo facendo una ricognizione e i suoi disegni null'altro erano che documentazione delle antichità. La seconda donna di cui vi voglio parlare è Sara Belzoni, è nota soprattutto proprio perché moglie di Giovan Battista Belzoni, archeologo che soprattutto per gli appassionati di egittologia è famoso perché fece numerose indagini a partire dal 1815 proprio in Egitto. Sara era la moglie dell'archeologo ma era sempre al suo fianco, documentava tutto ciò che veniva scoperto e visto ed era molto appassionata, una donna incredibile. Vulcanica viene definita proprio nei racconti dell'epoca. Una donna che non aveva fatto studi specifici ma aveva una sua formazione e che accompagnò il marito anche in Palestina, in Sudan e che scrisse numerosi testi molto interessanti inseriti anche all'interno delle opere scientifiche di suo marito che riguardavano la condizione femminile presso i popoli antichi ma anche presso i popoli a lei contemporanei. Diciamo che è una figura a cavallo tra l'archeologia e l'antropologia culturale, potremmo definirla così. Adesso facciamo un salto nel XIX secolo. Voglio parlarvi di Ersilia Caetani Lovatelli, nata nel 1840 a Roma da una famiglia piuttosto importante della città. Il padre Michelangelo era un erudito, così come la madre di Ersilia, che era una grande appassionata di arte romana antica e trasmise alla figlia la propria passione. Tanto che giovanissima Ersilia imparò il greco, il latino e il sanscrito. Ersilia Caetani Lovatelli è la prima donna a essere entrata nell'Accademia dei Lincei di Roma, un'istituzione prestigiosa che nel 1879 le concesse questo privilegio. Nonostante la morte del marito, avvenuta nello stesso anno, lei non si perse d'animo e fece diventare il salotto di Villa Lovatelli una realtà nella quale far crescere e progredire la discussione, gli studi e la ricerca. Quindi, un'altra figura molto importante è quella di Hilda Petrie, moglie di Sir William Matthew Flinders Petrie, il padre dell'archeologia scientifica, un grande archeologo che lavorò molto in Egitto e anche in Palestina. Hilda Petrie aveva fatto studi diversi, non era un'archeologa, non era una letterata, aveva studiato geologia. Partì con suo marito per il sito egiziano di Dendera nel 1897. Ma Hilda non fu una semplice moglie di un archeologo a seguito di questo grande studioso, perché sappiamo che nel 1905 la stessa Hilda fu la prima a dirigere una ricerca archeologica sul campo e a dirigere un team interamente femminile. Quando il marito morì, fu Hilda a pubblicare tutti i testi e le ricerche ancora inedite del marito. Nel 1952 finalmente tornò in Inghilterra e poté pubblicare la sua ricerca, quella dello scavo svolto a Saqqara nel 1905. Facciamo ancora un piccolo salto per oggi, l'ultimo. E arriviamo a parlare di Dorothy Garrod, una donna nata alla fine del 1800 che si laureò a Oxford e che fu il primo docente donna a Cambridge. Fu la prima a scegliere di usare la fotografia aerea negli scavi archeologici e questo
questo è molto importante perché la fotografia aerea viene utilizzata ancora oggi, si usano anche i satelliti chiaramente. Quindi siamo passati attraverso due secoli, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video per continuare a parlare delle grandi donne dell'archeologia.